Appassionati di motori, eccoci pronti per il nuovo appuntamento con Tutto Motori. In questa puntata andrà in onda lo speciale dedicato all'ottavo Rally Terra Sarda, organizzato dalla Portocervo Racing, valido per la Coppa Rally di Zona AC Sport e per il Sardegna Rally Cup. Unito il mondo dello sport alla cultura, alla promozione del territorio e alla campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. L'ottavo Rally Terra Sarda, organizzato dalla Portocervo Racing, è stato il rally dei grandi numeri. La gara, valida per la Coppa Rally di Zona AC Sport e per il Sardegna Rally Cup, ha riscosso un grande successo tra gli equipaggi, gli addetti ai lavori e i tanti appassionati della specialità, che non sono voluti mancare ad uno degli appuntamenti fissi e più attesi del calendario AC Sport. Un elenco iscritti prestigioso con ben 71 equipaggi e un pizzico di internazionalità, 9 prove speciali su asfalto, 15 comuni coinvolti, 82,56 km cronometrati e 410,55 complessivi. È stato questo in cifre l'ottavo Rally Terra Sarda Rally della Gallura, evento che ha goduto della partnership della Regione Sardegna e del patrocinio dell'AC Sport e come ente di appartenenza dell'Automobile Club Sassari. Appassionati sardi e non solo, visto che il rally ha un tocco di internazionalità, complimenti alla Portocervo Corse, complimenti alla Gallura, a Tempio, a tutta la Sardegna, Arzachena, tutte le città che ospitano questo Rally Terra Sarda dalle grandi aspettative. Sono convinto che la Portocervo non tradirà nessuno e l'Automobile Club è sempre al fianco dei grandi organizzatori che abbiamo nella nostra isola. Auguri a tutti e complimenti. 3 i giorni dedicati all'evento e 2 i giorni di gara. Venerdì a Tempio Pausania si sono tenute le verifiche sportive e tecniche per gli equipaggi che hanno effettuato lo shakedown sabato mattina ad Agius nello splendido scenario della Valle della Luna, mentre la partenza dell'ottavo Rally Terra Sarda si è tenuta alle 14.30 sempre da Tempio Pausania, dal centralissimo Corso Matteotti. Successivamente gli equipaggi hanno affrontato 2 prove speciali da ripetere altrettante volte, la Calangianus e la Sant'Antonio di Gallura, la novità di questa edizione. Dopo le prime 2 speciali del sabato era previsto un riordino all'Uras e l'assistenza a Tempio Pausania. In serata, dopo le 4 prove speciali, arrivo in Piazza Risorgimento ad Arzachena. Domenica, le ultime impegnative prove speciali. Il teatro della prima sfida della giornata è stata la Luogo Santo a Jentu, prova speciale molto tecnica, e l'immancabile Portocervo, terminata nei tornanti di Liscia di Vacca. Domenica riordina Luogo Santo e l'assistenza ad Arzachena, dove è stato allestito il quartier generale della gara, che ha ospitato la segreteria, la sala stampa, il centro classifiche e la direzione gara affidata all'esperto Mauro Furlanetto. La gara è stata vincente e spettacolare sino alla fine. L'ottava edizione del Rally Terra Sarda si è conclusa con il successo di Vittorio Musselli e Claudio Mele a bordo della Volkswagen Polo R5. Per l'equipaggio della Portocervo Racing, acclamato dal numeroso pubblico presente ad Arzachena nell'accogliente Piazza Risorgimento, è stata una vittoria tanto attesa quanto inaspettata, conquistata nell'ultima prova speciale, la Luogo Santo a Jentu, la più lunga della gara con i suoi 13 km. Musselli, leader per la terza volta del Terra Sarda, ha vinto insieme a Mele il trofeo Costa Smeralda e il trofeo Pinky, offerto dalla famiglia Pitturru, in ricordo di Gianni Pitturru, per il pilota più spettacolare nei passaggi della prova speciale Calangianus. Per ritarda, inversione sinistra leva. Per destra,
diventa 2 meno, chiude. Ora posso dire che è stato bellissimo, il Terra Sarda ha un suo fascino, per me è stato un rally pieno di gioia e di dolori. Quest'anno ci siamo presentati con una nuova macchina nuova in tutto per noi, è un esordio dell'Apollo qui in Sardegna, gara difficilissima, ieri Maurizio è andato forte nelle prove di casa, abbiamo cercato di attutire i colpi più possibile, evitare di prendere tanti secondi nella prova di casa e siamo riusciti a vincere le prove speciali di Sant'Antonio. Da lì è stato un rincorrerlo da stamattina, non abbiamo mollato un attimo, siamo cresciuti tanto, avevo una macchina fantastica, un team perfetto e un super Claudio Mele. La gara è stata bellissima, molto tirata di sicuro con Maurizio, però noi l'abbiamo impostata in un modo da ieri, come diceva giustamente Vittorio, cercare di prendere tra virgolette meno colpi possibile. Oggi sapevamo che sulla Glientu sarebbe stata decisiva la gara, siamo andati veramente all'attacco sia sulla prima che sull'ultima prova che ci ha proprio consentito di sorpassare definitivamente Maurizio. Siamo andati veramente fortissimo, come nelle altre prove, però sapevamo che quella era la prova decisiva. Veramente un grande lavoro di squadra, di tutto il team HK, tutta la famiglia Musselli che ci segue, Gianni, io e Vittorio che abbiamo fatto veramente una gara eccezionale. Era ora, dopo piccoli episodi che insomma non sono stati troppo fortunati per noi, però veramente un grande riscatto. Piazza d'onore per Maurizio Diomedi e Mauro Turati della Porto Cervo Racing, prima fra le scuderie. Su Skoda Fabia R5 al comando dalla prima prova speciale, ma afflitti da problemi all'assetto. Ma le cose non si erano messe bene da ieri, nonostante fossimo in testa alla gara, perché ho tribolato con l'assetto della macchina, ogni parco assistenza abbiamo fatto delle modifiche sino a arrivare a stravolgerlo, ma niente, non sono riuscito a sistemarmi la macchina a dovere, quindi ho cercato di adattarmi alla vettura, tutto quanto qua. Poi sul primo passaggio di Aglientu, all'inversione lì del cimitero, quando eravamo arrivati a fine prova, ho compiuto un errore. Ho dovuto fare manovra, ho perso circa 8 secondi e infatti secondo me tra quell'inversione e la curva dopo, dove per nervosismo ho sbagliato nuovamente, ho perso una decina di secondi. Allora adesso è facile poi mettersi a fare i conti, però diciamo che sarebbero stati importanti per il risultato finale quei secondi lì. Terzi assoluti Auro Siddi e Carlo Piccino su Skoda Fabia R5, autori di una gara costante sempre sul terzo gradino del podio nella classifica provvisoria e autori del miglior crono nella prova speciale Porto Cervo 2. Tutto a posto, non abbiamo fatto danni, siamo contenti. Più di così non faceva. Passiamo ai protagonisti di classe e gruppo. Quarti di classe R5 e noni assoluti, Berchio Guzzi dell'Alma Racing su Ford Fiesta. Giancarla Guzzi, prima fra le navigatrici all'arrivo, si è aggiudicata il premio Grimaldi, un viaggio a Barcellona offerto dalla compagnia di navigazione Grimaldi Lines. Metà lo fa da me, per me, metà lo fa il navigatore, per me. Che è brava, decisamente brava. Mi aiuta tantissimo. Perché sono grande di anima, non è molto che corro, allora ho bisogno di una persona di esperienza. Beh, la gara è bellissima, bravi gli organizzatori, le prove sono stupende. Il parco assistenza all'interno della città di Tempio Pausania è stato fantastico. Anche la popolazione ha gradito, tutto bello, tanta gente anche sulle prove. Bravi, bello ritornare in Sardegna. Giancarla Guzzi, prima fra le navigatrici all'arrivo, si è aggiudicata il premio Grimaldi, un viaggio a Barcellona offerto dalla compagnia di navigazione Grimaldi Lines. Quinti di classe R5 e undicesimi assoluti, Giagoni Segir della Meteco Corse su Skoda Fabia. Un po' impegnativo, brutto per me, perché ho sbagliato la prima tappa, sono stato male, quindi eravamo molto indietro. Oggi abbiamo cercato di recuperare per stare nei primi 10 assoluti e mi sembra che per un decimo non ci siamo stati. Bella gara, prove molto tecniche, non me l'aspettavo così. Contento di essere tornato a casa a correre, ho sempre corso su terra, qua adesso ho corso sull'asfalto, vedremo adesso le prossime situazioni. Nella classe R5, gara sfortunata per Alessandro Canaris, che è navigato da Matteo Fois su Skoda Fabia R5, era quarto in classifica assoluta fino alla penultima prova.
primo posto di classe Super 2000 per Roberto Cocco e Sergio Deiana della Porto Cervoresi su Peugeot 207. Una grandissima bella gara, purtroppo siamo stati penalizzati nella prova numero 6 dove abbiamo forato e abbiamo perso circa 6 minuti e niente, la gara diciamo che l'abbiamo finita più o meno lì, abbiamo ottenuto onore a quello che è la gara, giusto perché volevamo arrivare a tutti i costi, perché il ritardo purtroppo è dovuto da questa foratura. Settimi assoluti, primi di gruppo N di classe N4, Stefano Marrone e Francesco Fresu del team Autoservice Sport su Mitsubishi Lancer Evo 9. Sofferta, ieri abbiamo avuto un problema al turbo, non capivamo inizialmente il problema. Prima ci siamo buttati sulla pompa della benzina, poi la pompa della benzina l'abbiamo sostituita ma non era da lì. Insomma, siamo riusciti a capire che era il problema dal turbo. Pensavamo che andasse peggio. Questo risultato ce lo siamo meritati, dai. Ma come ha detto Stefano, abbiamo un po' sudato, abbiamo un po' battagliato da ieri con i problemi della macchina. Quando sembrava che comunque era tutto a posto, poi ci ha fatto questo scherzo in fine prova che ci ha fatto dubitare di riuscire a finire la gara. Siamo contenti comunque di aver fatto questo risultato, perché dopo un po' di sfortuna, insomma, vedere la pedana con un risultato discreto ci fa felici, insomma, dai. Secondi di classe di gruppo e decimi assoluti, Marco Canu e Carlotta Piras della Porto Cervo Racing, sempre su Mitsubishi Lancer Evo 9. Ci abbiamo avuto dei problemi con la frizione da ieri, quindi abbiamo fatto miracoli per farla andare e niente, con i problemi che ci arriviamo è già troppo che siamo arrivati, però insomma siamo contenti di questo risultato, abbiamo fatto secondo di classe, penso decimi o undicesimi assoluti, insomma adesso non so, ce lo devono comunicare. Comunque una bellissima gara, la Porto Cervo organizza sempre una gara molto tosta, lunga, tosta e piena di insidi, insomma. Ci è andata molto bene, siamo contenti, insomma. Gianni Turri e Salvatore Musselli del team Autoservice Sport su Renault Clio hanno vinto la classe R3C. Seconda posizione per Fabio Piras e Salvatore Fancello della MRC Sport su Renault Clio. Sì, adesso abbiamo fatto un passo avanti dal 106 all'R3, sì, quindi dai, speriamo, soldi permettendo, vediamo più avanti, dai. Alessandro Brigaglia e Alessandro Frau delle Racing Team su Peugeot 208 hanno chiuso al sesto posto assoluto, vinto la classe R2B e il trofeo OMP offerto da Sergio Morru per l'equipaggio meglio classificato nella classe più numerosa. Brigaglia ha ricevuto anche il trofeo Aido Alberto Ganau offerto dall'Aido sezione di Cuglieri per il pilota più giovane arrivato nel rally. Bellissima, è stata dura, divertente. Siamo partiti ieri con lo scopo di capire subito la macchina, ma abbiamo preso subito un bel feeling e ci stavamo giocando i primi tre di classe. Oggi siamo partiti sulla prova di Aliento e Porto Cervo con l'intento di andare a vincerci la classe. Ci siamo riusciti alla grande, ci siamo divertiti, ringraziamo tutti, mio padre, mia madre, la mia ragazza, mio suocero, la dedichiamo a Pinky, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato. Grazie a Galeazzo per questa grandissima macchina che ci ha dato e speriamo di continuare su questa strada. Siamo partiti ieri, che è stata dura. Al primo giro siamo arrivati, eravamo lì che ce la giocavamo in tre. Insomma, ci abbiamo creduto, ci siamo riusciti. Dobbiamo fare i complimenti anche agli altri della classe R2, perché è una classe affollata, è una bella classe. Paul Giudicelli oggi ci ha dato il filo da torcere, però in casa nostra dovevamo vincere. Dobbiamo ringraziare tutti, io devo ringraziare Alessandro in primis perché ha guidato veramente forte, devo ringraziare Giuseppe, devo ringraziare gli sponsor, Massimiliano Galeazzo, devo ringraziare tutti. La dedichiamo, come ha detto Alessandro, a Gianni Pinchi perché ci è stato vicino in questa grande gara. E niente, sesto assoluto, primo di R2, meglio di così non si poteva. Secondo di classe e ottavo assoluto, l'equipaggio proveniente dalla Corsica Giudicelli Giuseppi su Peugeot 208. Un rally magnifico, e ci siamo divertiti molto 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 e tengo a dire grazie a tutti gli sardi perché ci hanno portato così sulla mano e rally magnifico. Terza posizione per Federico Lambroni e Gabriele Crabolu della MRC Sport su Peugeot 208.
Giuseppe Mannu e Isacco Turchi dell'Emerson Team su Renault Clio hanno chiuso al quarto posto assoluto, al primo di gruppo A e di classe A7. Bella e intensa. Abbiamo corso con la prima volta con la macchina praticamente nuova, col Clio gruppo A, correvo con l'N3 e mi sono trovato subito bene. E niente, ci siamo divertiti tantissimo. Poi, vabbè, un po' fortunoso questo quarto assoluto per via di Roberto che ha bucato una gomma sulla terz'ultima e quindi un po' l'abbiamo scavalcato, se no andava bene anche un sesto perché noi eravamo la posizione nostra dopo le quattro automotrici, quindi niente, cosa devo dire, felicissimo di essere qua, siamo arrivati in pedana. No, molto bene, dai, è stata una bella gara, ci siamo divertiti, l'importante sempre è quello, stare con gli amici e divertirsi, comunque dai, siamo felici di quello che del risultato che abbiamo ottenuto. Quinti assoluti e secondi di classe A7, Roberto Cocco e Filippo Alicervi del team Autoservice Sport, sempre su Renault Clio. È bellissima, bellissima, ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bella gara. Abbiamo combattuto con Giuseppe, lui essendo molto bravo mi è stato davanti, però siamo arrivati primo e secondo di due ruote motrici con delle macchine vecchie, lasciandoci indietro una concorrenza con macchine più moderne e tutto, quindi più che soddisfatti. Terzi di classe A7, Luca e Chiara Serra a bordo della Renault 5 GT Turbo. È stato un rally bellissimo, organizzato benissimo. È un grande rally perché ha tanti chilometri di prova speciale, per noi è stato un grandissimo successo perché abbiamo portato sulla pedana una Renault 5 GT Turbo, per cui siamo strafelici. Tra i trofei assegnati a Rally Terra Sarda, Gianni De Riu e Simona Pileri hanno conquistato il trofeo Cala Costruzioni, offerto dalla Cala Costruzioni, che ha premiato il pilota più spettacolare nei passaggi della prova speciale di Porto Cervo. Michele Gargiulo e Lucia Brundu del team Autoservice Porto su Renault Clio hanno vinto il gruppo Racing Start Plus e la classe Racing Start Plus 2000. Vittoria nella classe N3 per l'equipaggio proveniente dalla Corsica, Tafani Portaz su Renault Clio. Sono state bene, ci siamo molto amusati, e un bello rally, e un bello rally, delle belle prove, un bello momento. Seconda posizione per Gianni Piras e Davide Panu del team Autoservice Porto su Renault Clio. Intensa e un po' difficile, dai, diciamo. Il rally era lungo, però ci siamo comportati bene. Quindi siamo arrivati a un risultato, diciamo, che speravamo. Rientro a navigare dopo 7 anni e quindi è stata una buona occasione per riprendere la nostra prima esperienza. Niente, il rally bello, molto belle le due prove di Calangianus e Aglientu, un po' meno le altre due per i nostri gusti, diciamo. Siamo contenti del secondo di classe, 13esimi assoluti se non sbaglio, quindi va bene così. Terzi classificati, Claudio Vallino e Maurizio Vitali della Meteco Corse su Opel Astra. È stata una gara molto dura, molto difficile, con strade molto tecniche, molto belle. Noi abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma insomma alla fine siamo riusciti ad arrivare, ci siamo divertiti moltissimo, questa è la cosa più importante. Nella classe A6, podio targato M Racing Team. Primo posto per Giovanni Pietro Bellu e Gianmario Frau su Peugeot 106. Piazza d'onore per Luca Marra e Luigi Pitalis a bordo di una Citroen Saxo Kit. Terzi classificati Emanuele Mura e Fabrizio Craba su Peugeot 106. Ervin Amerio e Raffaele Pizzato dell'Eurospeed su Peugeot 106 hanno vinto la classe A5. Seconda posizione per Vittorio Recchioni e Maria Giovanna Murgia dell'Emerson Team su Peugeot 205. Nella numerosa e combattuta classe N2 si sono imposti Giuseppe e Pietro Scano su Peugeot 106. Al secondo posto a 10 secondi Vanni Pileri e Lirio Baglio della Porto Cervo Racing su Peugeot 106. Terza posizione per Salvatore Addis e Francesco Turchi sempre su Peugeot 106.
classe R1 per Gabriella Giustetto, unica pilota in gara navigata da Francesco Marino della Ciclo 8 su Suzuki Swift. Al Rally Terra Sarda, Bernardo Morgani e Roberto Scilef dell'Eurospeed su Renault Twingo hanno vinto la classe R1B, mentre la classe R1B nazionale è andata ad Alessandro Scurosu e Valerio Aunitu del team Autoservisport su Renault Clio. Classe RS 1006 per Pietro Lilliu e Alberto Sirigu della scuderia Racing Experience Team su Citroen C2. Ugo Valdarchi e Giorgio Ricò della Mistra Racing su Seat Ibiza Cupra Diesel hanno vinto la classe Racing Start Diesel 2000+. Classe Racing Start 1004 per Martino Donetu e Andrea Orecchioni dell'M Racing Team su Fiat Punto. Andrea Orecchioni ha vinto il trofeo Marcello Orecchioni, offerto dalla scuderia Porto Cervo Racing per l'ultimo navigatore sulla pedana d'arrivo. Oltre alla valorizzazione del territorio, gli organizzatori della Porto Cervo Racing hanno dedicato particolare attenzione alle manifestazioni collaterali che hanno riguardato la sicurezza stradale, con il convegno dedicato alla campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale Io per la strada sicuro, curato da Sandra Medda, relatrice della scuderia Porto Cervo Racing. Ed ancora le visite e le escursioni in territorio, la settimana dello sport e l'incontro con i giovani, la sostenibilità ambientale con l'ideazione del Rally delle 3R, recupera, riusa, ricicla. Inoltre a Tempio Pausania è stata allestita la città del Rally con il marchio Casa Sardegna Mirto in Festival di Nicola Mancini, un villaggio dedicato alla valorizzazione della cultura gallurese e dei piatti tipici del territorio. Organizzato dall'associazione Classe 75 di Tempio Pausania, con la collaborazione della locale Proloco e il patrocinio del Comune. E questo evento per la città di Tempio penso che sia un fiore all'occhiello veramente, che dobbiamo crederci e continuare su questa linea e ascoltare chi ne sa più di noi, che è molto importante di questo. Però vi voglio dire anche un'altra cosa, queste botte che sono alle mie spalle hanno una storia di 150 anni, sono state costruite dagli artigiani di Tempio e appartenevano alla famiglia Gabella, che era la famiglia in della nostra città, gente rispettosa e rispettabile. Quindi ci tengo a questi cimeli che li curerò per quanto vivo. Il rally, che ha coinvolto i comuni di Agius, Aientu, Arzachena, Badesi, Bortigiada, Scalangiano, Luogo Santo, Luras, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Olbia, Palau, Tempio Pausania, Trinità d'Agulto e Vignola e Vidalba, ha avuto un'importante ricaduta economica sul territorio. Le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, così come ristoranti e vari punti ristoro. Notevole la copertura mediatica, con 12 testate giornalistiche accreditate, 30 operatori della comunicazione tra giornalisti, operatori TV e fotografi, e per la prima volta quasi 10 ore di diretta streaming del Rally Terra Sarda, dallo Shakedown alla cerimonia di partenza da Tempio Pausania, presentata così come la cerimonia di premiazione in diretta streaming ad Arzachena dal noto speaker radiofonico Tommy Rossi. Numerosi contatti attraverso le pagine social della Porto Cervo Racing, del Rally Terra Sarda e il sito del team, dal quale era possibile scaricare, sempre gratuitamente, la rivista di quasi 90 pagine dedicata alla gara. È stato un rally avvincente, ricco di sorprese, come abbiamo già avuto modo di dire, che faceva conoscere la nostra Gallura dal mare alla montagna. Un rally che ha seguito da tanta gente entusiasta, una grande organizzazione, bravi piloti, perché i percorsi sono abbastanza tortuosi, però quello a cui tenevo io era il messaggio che è passato, che il rally porta appresso cultura, porta appresso artigianato. C'erano degli stand bellissimi a Tempio, ad Arzachena. Il rally è pulizia, perché l'iniziativa di pulire le strade dopo che si passava è un segno di civiltà, è un segno che la Gallura è forse un po' più avanti degli altri. E l'epilogo è stata la vittoria di un mio concittadino, quindi non posso che essere felice, fagli i miei migliori auguri. E io, da appassionato e casualmente anche assessore allo sport, non farò mancare il mio appoggio a manifestazioni del genere, che meritano tanto.
per l'impatto col pubblico che hanno, l'impatto pubblicitario per la nostra Sardegna, e soprattutto fanno vivere quest'isola anche in momenti in cui il turismo viene a calare. Ed invece abbiamo visto che in questi due giorni sia Tempio, sia Levocosanto, sia Liento, ma Arzachena e Porto Cervo hanno vissuto una seconda estate. Sì, tre giorni impegnativi ma molto soddisfatto, veramente un rally è stato un rally speciale per noi, 20 anni di attività, il 18° rally che abbiamo organizzato, è andato tutto alla perfezione dal punto di vista tecnico, perché è andato proprio tutto perfetto, quindi un ringraziamento particolare a tutto lo staff, le 300 persone che erano dietro questa bella manifestazione, con veramente incommiabili il lavoro dei ragazzi. È stata anche una rally da punto di vista tecnico molto bello, perché si sono avvicendati Vittorio e Maurizio, il primo e il secondo, pochi decimi di secondo da una prova all'altra, una l'ha vinta Vittorio, l'altra ha vinto Maurizio, e quindi alla fine il vincitore è stato Vittorio Muselli con Claudio Mele. Siamo felicissimi, entrambi i ragazzi erano della Porto Cervo Racing con Maurizio, quindi però è stata una bella gara, appassionante, perché i ragazzi si sono veramente divertiti. Poi tre giorni in uno scenario veramente unico come la Gallura, io ringrazio il supervisore perché ci ha fatto i complimenti, le prove erano stupende, molto belle, da partire dallo shakedown alla prova di Porto Cervo, terminava in mezzo ai tornanti, ed è stata una festa di tutto in ordine. Un complimento alle forze dell'ordine, a chi veramente ci ha dato un supporto non indifferente, al pubblico che si è comportato veramente in modo egregio. Poi che ringraziare tutte le amministrazioni, i 15 comuni che ci hanno accolto a braccia aperte, anche noi abbiamo comunque dato tantissimo a loro, perché non era soltanto il rally in sé per sé, ma sono stati fatti tutta una serie di eventi collaterali molto molto importanti, dalla cittadina del rally a Tempio, nella quale c'era la possibilità e abbiamo mostrato le bellezze del nostro territorio, i nostri prodotti, e le nostre, sono state fatte le degustazioni sia dei vini e tanti assaggi dei vini e tante degustazioni di prodotti locali. E un grazie anche a chi dietro le quinte ha lavorato da un punto di vista di comunicazione, quindi il nostro ufficio stampa, i nostri social sono stati molto bravi. Abbiamo fatto una campagna particolare quest'anno, attenzione all'ambiente, c'era il rally delle 3 R, e quindi un rally, è stata una festa vedere i bambini che raccoglievano la plastica per darcela, per avere poi il pass del rallista dell'ordine, della pulizia del nostro pianeta, del nostro ambiente in cui viviamo, che è molto importante. Tutti i corsi che sono stati fatti, convegni sulla sicurezza stradale e tante altre piccole manifestazioni molto importanti. Che dire, è stata un'edizione veramente speciale, volevamo festeggiare 20 anni in modo particolare. Ci siamo, dal mio punto di vista, riusciti ampiamente, e quindi veramente una grande festa. Ripeto, sono stanchissimo ma felicissimo, è stato un grande lavoro. Un ringraziamento all'assessorato al turismo, perché sport e turismo, e abbiamo dato dei segnali molto importanti, al presidente della regione Sardegna e all'assessorato allo sport presente oggi, a cui ringraziamo sicuramente della sua presenza e di tutte le attenzioni che danno. Le amministrazioni lo stesso, perché chiaramente non si può fare, non si fanno i rally se non c'è il coinvolgimento anche del nostro territorio. Ringraziamento chiaramente a tutti gli sponsor, dai più importanti che ci hanno dato un supporto per l'edizione, a quelli piccoli, anche i tecnici che ci hanno dato qualcosa, perché questo è il rally di tutti, è un rally della Porto Cervo Racing, ma è un rally che deve coinvolgere, un rally che coinvolge e ha coinvolto tutto il territorio. Grazie veramente e vi aspetto alla prossima edizione. Per tutte le informazioni sulle attività della scuderia potete seguire le pagine social oppure il sito www.portocervoracing.it.
speciale dedicato all'ottavo Rally Terra Sarda organizzato dalla Porto Cervo Racing termina qui. Per contattare la redazione di Tutto Motori potete inviare un'email a tuttomototv@gmail.com, chiamare il numero 347-9231593 oppure seguirci tramite le pagine social Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Grazie per essere stati con noi.